lui va a Mosca come il primo ministro ungherese. Non mi sembra il momento di fare visite in Russia, però ognuno è libero di fare ciò che vuole, ma siccome tutta l'Europa è schierata su una posizione molto chiara e noi siamo per costruire la pace, però la pace non può essere la resa a Putin, perché sennò non si tratta di pace, ma si tratta di resa. La proposta di pace fatta da Putin è una proposta farsa, non è una proposta veritiera. Poi se si vuole aprire un dialogo, ben venga il dialogo, ben venga il confronto, ma deve essere chiaro che noi continueremo a aiutare l'Ucraina perché si possa sedere a un tavolo di pace, perché c'è una situazione militare di stallo, questo deve essere molto chiaro. E non possiamo guardare l'Europa come se fosse una fotocopia dell'Italia. Non c'è una coincidenza, però il trattato prevede che il Presidente della Commissione deve essere indicato dal Consiglio, dove bisogna trovare una maggioranza nel Consiglio. Deve essere indicato in base al risultato elettorale, in base al risultato elettorale deve essere forse uno del PPE, perché il PPE è la prima forza, quella che ha vinto le elezioni, anzi è cresciuta. Poi bisogna avere un'altra maggioranza in Parlamento, per quello io dico che bisogna allargare il dialogo, per rafforzare la presidenza della von der Leyen, allargare il dialogo ai conservatori. Noi, l'ho detto in maniera molto chiara, mi pare che da questo punto di vista si sta andando nella giusta direzione, di non fare alcun accordo con i Verdi. Se poi i Verdi vogliono votare a von der Leyen è una loro libera scelta, ma questo non deve implicare un impegno politico nei contenuti del Green Deal. Ieri una delegazione di Forza Italia, cioè il nostro capogruppo al Parlamento Europeo, ha incontrato la von der Leyen. La nostra posizione è quella della divisione del pacchetto Green Deal tra i vari commissari, in modo che ogni settore abbia il suo impegno in lotta contro il cambiamento climatico, ma non ci sia una posizione egemone come era con Timmermans. Quindi lotta al cambiamento climatico pragmatica, in modo che ogni settore della vita, diciamo, pubblica europea possa essere impregnato di azioni contro il cambiamento climatico, ma da contemperare l'agricoltura, l'industria, la pesca, ecco, fare in modo che sia parte di scelte di politica industriale, di politica agricola. Questo è quello che noi chiediamo e credo che si stia andando in questa direzione. Perché noi chiedevamo voti a Forza Italia per contare di più in Europa? Perché in Europa conta il Partito Popolare Europeo, non conta Forza Italia, conta più Forza Italia è forte dentro il Partito Popolare Europeo, più conta l'Italia in Europa, questo è quello che dicevamo. Quindi bisogna partire da quelle che sono le regole europee per poi valutare il da farsi e valutare anche le alleanze di posizionamento.